È il testacoda di giornata. Al comunale di Cerreto Desi, la capolista Fabriano Cerreto ospita la Pergolese, ancora ferma al palo dopo 180 minuti. La squadra di Fucili è uscita però rinfrancata dal passaggio del turno mercoledì in Coppa Italia contro la Forza Sempronese, al pari dell'11 di Spuriforotti, che ha superato l'Elverecina. Nei quarti di finale per la Pergolese ci sarà l'Atletico Gallo col Bordolo, mentre Fabriano Cerreto toccherà il Tolentino. Prima del via al match, diretto da Moretti di San Benedetto del Tronto, coadiuvato dagli assistenti Fiammetta e Beico, viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mengacci, storico dirigente accompagnatore della Pergolese, spentosi giovedì a 76 anni. L'inizio di partita è equilibrato, con la Pergolese che non mostra timore reverenziale. Al settimo, break di Martellucci. Carbonari cerca di chiudere il triangolo con l'ex di turno, 36 presenze e 7 gol con Fabriano Cerreto la scorsa stagione, ma Lapi e Lattarulo chiudono la porta. Al decimo, al primo vero affondo, i padroni di casa mettono i brividi alla Pergolese. Cross dalla destra di Iachetta, girata di Piergallini, ma risponde presente Piagnirelli, che mette in corner. Al 23esimo, i biancorossoneri hanno una buona chance da calcio piazzato. Iachetta, ancora lui, pesca Tittarelli, che anticipa anche Lattarulo, ma mette al lato di un metro. Chi ha l'occasione più grande è proprio la Pergolese. Minuto 27, Carbonari salta Savelli sulla destra. Palla solo da spingere in rete per Gorini, che però sciupa clamorosamente a pochi passi da Rossi, preferito a Spitoni per il conto degli under in campo. Un minuto più tardi, nemmeno a dirlo quando c'è di mezzo Fabriano Cerreto, i padroni di casa puniscono l'errore dei rossoblù. Piergallini si apre sulla destra, cross dalla parte opposta dove Iachetta, di testa, infila Piagnirelli per l'1-0 del Fabriano Cerreto. Nonostante la doccia fredda, la Pergolese continua a macinare il gioco. Al 37esimo, spettacolare rovesciato di Cinotti su cross di Copa, bloccata da Rossi senza particolari problemi. Poi, al 44esimo, la squadra di Fucili trova il legittimo pari. Intervento scomposto di Pierleoni su Cinotti, calcio di rigore assegnato da Moretti e trasformato dallo stesso Cinotti, che realizza la prima rete della Pergolese in questo campionato. Nella ripresa, Fabriano Cerreto in velocità confeziona la prima palla gol all'ottavo. Girolamini si destreggia sulla destra, serve Trillini che d'esterno premia il taglio di Piergallini, il quale resiste al contatto ma calcia fuori. La risposta da Pergolese arriva 3 minuti più tardi, discesa di Martellucci, saltato Savelli, non nella sua miglior giornata, e palla invitante per Cinotti, che però sbuccia la conclusione da posizione favorevole. I toni agonistici dell'incontro salgono, vengono ammoniti Piergallini e Copa, mentre Piagnirelli è costretto al cambio con Fabrizi per un problema fisico. Il Fabriano Cerreto infila il neo entrato dopo appena un minuto, al 70esimo. Punizione col contagiri di Bartoli, incornata del solito Marco Lattarulo, secondo gol in campionato dopo i 6 della scorsa stagione, e 2-1 per i locali. Il tris è questione di minuti. Al 77esimo il gran numero sulla destra di Girolamini manda Tittarelli a tu per tu con Fabrizi. L'ex Marina non può fallire e i 3 punti sono in cassaforte per il Fabriano Cerreto. C'è tempo solo per l'espulsione di Vitali al 78esimo per il brutto fallo sullo stesso Tittarelli. Nulla cambia fino al risultato finale. Termina 3-1 fra Fabriano Cerreto e Pergolese.